Amici ascoltatori, a voi tutti il più cordiale buongiorno. Allora, oggi, tra gli altri argomenti che tratteremo, parleremo anche di psicologia sociale, ovvero di quella forma di psicologia che più o meno è nata negli anni 60 del secolo scorso in America e che prevedeva il fatto di tenere sotto controllo e di visualizzare risultati che ne derivavano il comportamento umano. Tra l'altro sono giunti anche dei risultati di un certo significativo interesse perché si vede chiaramente come il soggetto, posto in particolari situazioni, davvero viene quasi spinto a comportarsi in un modo che altrimenti non farebbe, ma viene spinto appunto dal fatto che si uniforma a quella che è la logica del gruppo a cui appartiene in quel momento, si uniforma cioè a quel che tutti fanno. Questo tra l'altro è servito tanto per vedere il coinvolgimento che poteva esserci stato durante la Seconda Guerra Mondiale in riferimento al rispondere agli ordini che venivano impartiti ai militari, ordini che venivano dati da persone normali e venivano eseguiti da persone normali, ma erano le condizioni che erano particolari. Quindi, in particolari condizioni, questo che si vuole dimostrare, la persona può giungere a fare anche a commettere anche le più grandi efferatezze, comunque cose che in condizioni di normalità oggettiva non farebbe mai. Oltretutto, gli esperimenti che vedremo, non questo nello specifico che presenterò in questo video, ma vi dirò anche quale sarà poi questo esperimento, che serviva a far vedere come alcuni gerarchi nazisti in fondo avessero risposto a degli ordini, certo questo non li esentava minimamente dall'avere delle personali e indiscutibili colpe gravissime, però si vuole far vedere come appunto è facilmente manipolabile la mente umana. È una trilogia quella che io vi propongo, ovvero sono tre esperimenti, quelli di psicologia sociale, sono stati utilissimi nella storia della psicologia, ma anche della sociologia, quindi studi inerenti alla società nella sua interezza. E il primo di questi che vi presento è il famoso esperimento di Ash. Allora, Solomon Ash era uno psicologo polacco. L'esperimento venne condotto subito dopo la fine del secondo conflitto mondiale nel 1951 e tra l'altro tra coloro che assistevano e che avevano anche un ruolo attivo di aiuto al dottor Ash, vi era pure Stanley Milgram che fu appunto influenzato e poi vedremo anche l'esperimento appunto di Milgram. Che cosa prevedeva questo esperimento di Ash? Allora, prevedeva che ci fosse un gruppo di persone, 7-8 persone, che venivano portate in un laboratorio. A queste persone venivano somministrate, venivano fatte vedere due schede recanti, una il disegno di una linea retta di una certa lunghezza e accanto veniva posto un foglio con disegnate altre tre linee rette di diversa lunghezza fra di loro, ma ce n'era una che era appunto dalla stessa lunghezza di quella presente nel primo foglio, quindi era una linea retta proprio di pari lunghezza. Che cosa si verificò? All'inizio queste sette persone
si misero d'accordo con lo sperimentatore che somministrava appunto l'esperimento e l'ottava persona, che era invece la persona che doveva essere, diciamo così, coinvolta nell'esperimento e anche convinta di vedere ciò che in realtà non era, ma si convinceva di vederlo, e l'esperimento si articolò in questo modo. Per le prime 2 o 3 volte venne somministrato appunto l'esperimento in modo tale che la risposta che le 7 persone, di solito tra l'altro diciamo così, tra virgolette, la vittima, veniva posta al settimo, ottavo posto, quindi aveva già sentito le risposte di almeno altre 6-7 persone. Allora, all'inizio, per le prime 2 o 3 volte, le persone vennero poste di fronte ad una situazione di normalità, ovvero diedero la risposta sulla base di ciò che oggettivamente vedevano e di ciò che oggettivamente era nella realtà. Poi la situazione improvvisamente cambiò, ovvero ci si metteva d'accordo in modo tale che tutti dovessero dare una stessa risposta, e cioè il fatto che una certa linea retta, che evidentemente non era quella disegnata sul primo foglio, veniva individuata per essere quella vista come la linea retta uguale a quella disegnata sul foglio dove era singolarmente presente. E il fatto prevedeva che le prime 7 persone, le prime 6-7 persone, rispondessero tutte nello stesso modo e tutte evidentemente in modo sbagliato. E cosa voleva dimostrare questo esperimento? Perché poi diciamo la cavia vittima si trovava da solo a dover dare una risposta oggettiva. Bene, al di là di ogni ragionevole dubbio e al di là invece dell'evidenza dei fatti, la persona che si trovava di fronte alla realtà dei fatti com'era, si notò che nella maggior parte dei casi non diceva ciò che realmente vedeva e non diceva ciò che non riferiva ciò che realmente si presentava ai suoi occhi, ma tendeva piuttosto a uniformarsi, a conformarsi a quello che aveva detto la maggior parte delle persone che erano state intervistate, interrogate prima di lui. Questo cosa vuol dire? Questo vuol dire, come già aveva affermato e affermerà Gustave Le Bon sulla psicologia delle masse e delle folle, Gustave Le Bon ha fatto uno studio proprio in questo senso, la persona è facilmente manipolabile, influenzabile, allora quando sente che tutti o quasi tutti la pensano in un certo modo. Quindi per non sentirsi diverso o per la paura a questo punto di non percepire nel modo corretto le cose, incomincia a dare una risposta e si uniforma alla risposta pur errata che tutti gli altri danno. Questo voleva dimostrare che c'era stato un processo di degenerazione all'interno della società tale per cui una serie di idee pur sbagliate avevano ormai preso piede ed erano così attecchite all'interno della società. E questa era la dimostrazione, ahimè, forse banale, ma psicologicamente corretta e sostenibile, di che cosa si era verificato anche per fatti orrendi e per le più efferate nefandezze. Questo spiegherebbe anche una certa forma di banalità del male, ovvero che le persone più normali, e anzi assolutamente normali, possono arrivare a compiere gesti e atti efferati soltanto perché così fanno tutti. Allora, da un lato la paura di rimanere emarginati dal resto del gruppo, e dall'altro proprio per la paura a questo punto di sbagliare. Quindi viene meno anche quella che è la stima che la persona ha di se stesso, delle proprie capacità. Quindi il fatto di giocare bene sulla disistima, un'arma particolarmente utilizzata e particolarmente significativa per il controllo di certi governi
su alcuni soggetti e che poi estendono evidentemente alla pluralità della società. In termini matematici, che poi è anche quello che a livello di statistica psicologica ci interessa, perché ci interessa l'esperimento in sé per quello che ci vuole comunicare, ma ci interessa altresì anche comprendere quanti risposero in un certo modo, perché la statistica psicologica ci indica a questo punto il valore e il peso che assunse nella società e che può assumere nella società un certo tipo di comportamento. Bene, i risultati furono piuttosto importanti e anche sorprendenti, in quanto, ho proprio qui i numeri, il 25% delle persone che avevano partecipato come cavie non si erano conformate alla maggioranza, ma addirittura il 76% si era conformato a quanto veniva detto almeno una volta, quindi aveva dato il proprio senso a ciò che aveva visto essere chiaramente sbagliato, e addirittura il 5% delle persone si era adeguato a tutte le prove alle quali era stato sottoposto. Ecco, questo la dice lunga sul fatto che, questa volta lo dico tra parentesi, purtroppo un certo tipo di controllo e un certo tipo di manipolazione sulle persone, in modo particolare sui gruppi e sulle masse, è sempre possibile ed è sempre possibile esercitarlo. Questo era il primo esperimento di natura sociale, di psicologia sociale che vi volevo mostrare. Io vi saluto e ci vediamo tra qualche minuto per gli altri esperimenti. Per il momento è tutto, grazie per la vostra cortese attenzione, arrivederci, a tra poco.